Prova. Sì. Tanto buonasera a tutti, grazie per essere in molti. Mi presento, sono Giorgio Santelli, lavoro ad Articolo 21. Mi definiscono direttore, ma è una cosa abbastanza ampia per un sito che comunque è composto da giornalisti volontari. Questa sera parleremo del senso della giustizia. Gli ospiti li presento. Dalla mia sinistra, Libero Mancuso, Gerardo Colombo, il sindaco Giancarlo Borsari e alla mia destra Paolo Bolognesi. Per cominciare, io darei subito la parola al sindaco per un saluto, dopodiché cominceremo questa nostra serata con domande ai relatori, quindi tenteremo di affrontare questi temi e poi auspico che alla fine delle domande che porrò io ci siano anche domande che arrivano direttamente dal pubblico. Sindaco. Molto velocemente, anche perché questa sera mi pare doveroso dare un saluto di benvenuto a tutti coloro che non sono cittadini di Zola Predosa, che sono venuti ad ascoltare chi è, diciamo, il protagonista della serata sul tema della giustizia, quindi voglio veramente essere molto breve. Voglio solamente dire due cose. Io credo che dal punto di vista di questa serata si parla di giustizia, qualcuno si sia domandato, ma cosa c'entra un comune su questo tema? Che cosa deve stare a dire, no? Io credo che invece sia compito anche delle istituzioni pubbliche, delle piccole istituzioni locali, cercare di tenere alto un tema che è quello della giustizia, così come del rispetto delle leggi, della legalità, perché credo che siano la base sulla quale è costruita una società moderna. È passato forse un concetto, un criterio negli anni passati, dove, no, chi può permettersi di parcheggiare la macchina in seconda fila, di, no, evadere le tasse, di non pagarle, eccetera. Alla fine poi, come dire, non viene punito, perché tanto i processi arrivano molto tempo dopo, le cause in Italia soprattutto sono molto lunghe, quindi questo fa capire che alla fine comportarsi bene o comportarsi male sia la stessa cosa. Io credo che invece non sia così e credo che sia giusto, anche doveroso, che dai nostri territori, sui quali è cresciuta invece una società che basa il proprio criterio, diciamo, di vita su altri valori, su quelli del rispetto, della giustizia, insomma, credo che sia giusto dai nostri territori far partire invece, tenere alto invece questo tema. Perché c'è ancora tanto da fare in questo nostro paese, credo, e noi possiamo dare il nostro contributo, ecco. Forse è semplicemente un sogno, un desiderio. In fondo Zola Predosa è un comune della cintura di Bologna, un comune di 17.000 abitanti, quindi, come dire, non è che ci aspettiamo o ci aspettavamo che stasera ci fossero le grandi folle, non andiamo in prima serata sulla televisione pubblica e neanche su quella privata. Però credo che questa serata possa servirci per capire qualcosa di più di questo tema che, diciamo, interessa la vita di tutti noi. E quindi vi ringrazio di essere qui perché questa vostra presenza dà un senso a questa serata, così come permetto di ringraziarmi gli organizzatori della serata, di ringraziare a nome dell'amministrazione comunale gli organizzatori che sono dell'associazione di Nadir, con i quali abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione da alcuni mesi e speriamo, insomma, di poter continuare in questa esperienza. E ringrazio ovviamente tutti gli ospiti qui presenti, Paolo Bolognesi, Associazione delle Vittime di tutte le stragi, così come Libero Mancuso, che nella sua lunga vita di magistrato ha dato in molti momenti esempi virtuosi, importanti, di come dire, rischiare anche la propria vita per ottenere la giustizia, no? E anche Gerardo Colombo, che è l'ospite, devo dire, molto gradito di questa serata, lo ringrazio di essere qui. Così come ringrazio anche la presenza, magari, ecco, un po'
non notata da tutti, ma significativa delle forze dell'ordine. Ringrazio il maresciallo Carlino dei Carabinieri di Zola Predosa, ringrazio il nostro comandante della Polizia Municipale, perché penso che loro sono in prima linea tutti i giorni su questo tema e credo che anche loro si aspettino che la giustizia non diventi solamente un tema da mettere sulla propaganda elettorale, ma che diventi un tema da applicare veramente nella vita di tutti i giorni. Grazie a tutti voi. Una televisione, per la verità, c'è, è Arco Iris, che è una TV indipendente che tenta di fare informazione proponendo ciò che difficilmente riusciamo a vedere purtroppo su quello che è il servizio pubblico, che magari preferisce dare più tempo alla vita dei VIP piuttosto che a temi importanti per la collettività, proprio come quello della giustizia. Un ulteriore ringraziamento ai musicisti che si sono esibiti prima e che hanno impedito di farvi arrabbiare mentre noi portavamo alcuni minuti di ritardo, quindi ad Alessandra e a Luigi. Nel manifesto che presenta questa iniziativa si esordisce dicendo: se c'è un senso della giustizia è quello del rispetto della dignità della persona e dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Io prendo il Corriere, il 17 marzo, mi pare, un'intervista a Gerardo Colombo che dichiara: io in Italia, quella tra cittadino e legalità è una relazione sofferta. La cultura di questo paese di corporazioni è basata soprattutto su furbizia e privilegio. Tra prescrizioni, leggi modificate o abrogate, si è arrivati a una riabilitazione complessiva dei corrotti. E il collega chiede per il futuro e Gerardo Colombo risponde: voglio incontrare i giovani e spiegare loro il senso della giustizia. Oggi in quest'Italia il senso della giustizia qual è? Buonasera, per prima cosa. Cioè, il senso della giustizia qual è? L'ho detto lì, l'ha già detto lei. C'è un senso della giustizia che si basa su regole particolari. Si può convivere in 100.000 modi diversi, si può convivere, ne abbiamo avuto chissà quante prove, in una società organizzata sul privilegio e quindi alla fine sulla discriminazione. Sarebbe bello, a mio parere, che si convivesse invece osservando, avendo come riferimento i fondamenti della nostra Costituzione, secondo la quale tutti i cittadini, tutte le persone sono titolari di diritti fondamentali e la Repubblica tutela i diritti fondamentali di tutti, primo. Secondo, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, che è esattamente il contrario di quel che, a mio parere, succede spessissimo in pratica. Questo non vuol dire che non esistano regole, vuol dire che le regole che si osservano sono delle regole. Non sentivate? E non dicevate niente? Adesso non vi dico più niente io, perché tanto è lo stesso. Ricomincio da capo. Allora non vi interessa? No, stavo dicendo che il senso della giustizia oggi è esiste un senso della giustizia che ha come base delle regole assolutamente particolari che sono privilegio, furbizia, insomma chi ha di più, chi è più potente, chi è più forte, chi è più furbo, magari anche chi è più intelligente, ma anche chi è più intrallazzato, ha maggiori possibilità di tutti gli altri. Si tratta di regole anche in questo caso, no? Sono delle regole che organizzano la società in un modo piramidale: più si sale e più diritti e meno doveri esistono, più si scende, più doveri e meno diritti esistono. Che è un modello che è esattamente l'opposto di quello previsto dalla nostra Costituzione, secondo cui chiunque è titolare di diritti fondamentali e questi diritti fondamentali, oltre che essere riconosciuti, vanno anche tutelati dalle istituzioni, le quali sono pure impegnate a fare in modo che quell'altro principio base della nostra Costituzione,
secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Vedete che è esattamente l'opposto della regola del privilegio. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, sia un principio non soltanto scritto sulla carta, ma sia un principio effettivo. Ma il fatto che di fronte ad una situazione come quella italiana, c'è anche la gente che comunque comprende che il senso della giustizia non è poi quello previsto dalla Costituzione, quindi quando ci si trova di fronte a dei momenti di confronto con la giustizia, ma anche nel mondo del lavoro, in qualsiasi momento della propria attività professionale, a volte si fa un passo indietro perché si pensa che comunque tutto sia inutile, cioè di fronte a quelli che possono essere definiti i poteri, tra virgolette, forti, il ruolo di un semplice cittadino è un ruolo marginale. Che tipo di risposte invece, questa è una domanda che estendo un po' a tutti, possono essere date ad un cittadino che comunque vive sotto questa cappa e forse non sa effettivamente come muoversi? Allora io comincerei a fare delle precisazioni, no? Perché io alla fine sono molto convinto che una società e quindi uno Stato, un popolo, alla fine in una democrazia ha effettivamente la classe dirigente che intende avere. Sono delle precisazioni che passano attraverso una serie di osservazioni. Questo è un paese in cui ogni anno e mezzo circa, ogni anno e 8 mesi, 10 mesi, viene emanato un provvedimento di clemenza, un condono fiscale, un condono edilizio, un'amnistia. Questi provvedimenti, questi condoni, hanno bisogno, perché abbiano un senso, che sia prima esistita una devianza massiva. Si fa un condono fiscale quando tanti cittadini non hanno pagato le tasse. Si fa un condono edilizio quando tanti cittadini hanno costruito, hanno modificato, senza osservare le regole che tutelano l'ambiente o le regole che stabiliscono come si debba costruire e edificare. E allora, se il punto di partenza è questo, poi diventa sostanzialmente un dato scontato che la costruzione complessiva sia una costruzione che si basa sulla deviazione delle regole, perché ciascuno tende a fare l'interesse proprio senza curarsi minimamente degli interessi degli altri. Questa è una prima osservazione. Una seconda osservazione, che ancora riguarda lo stesso tema, passa attraverso una specie di aneddoto, una cosa veramente accaduta che vi racconto. C'è un ragazzo che sta in un paese, abbandona questo paese per andare a studiare in una grande città, studia, fa l'università, si laurea, ottiene un lavoro che gli dà soddisfazione. A un certo punto, per motivi contingenti, per motivi di lavoro, torna al suo paese. Deve tornare, si ferma un giorno, 2 giorni, per fare delle cose. Si ricorda del suo compagno di banco, dice, c'è che vado a trovarlo. Questo sta a lavorare all'anagrafe e sta dietro uno sportello. Davanti allo sportello c'è una fila di 20 persone. Lo sportellista, quello dell'anagrafe, quando vede il suo amico, lo saluta, esce da dietro lo sportello, lo abbraccia e gli dice, dai, andiamo a bere un caffè, chissà quante cose hai da raccontarmi. Quello gli dice, guarda, facciamo così, ci sono 20 persone che aspettano che tu gli dia la risposta, il certificato, quello di cui hanno bisogno. Facciamo così, invece di prendere il caffè adesso, ci vediamo a pranzo, tu finisci il tuo lavoro e poi noi tutti insieme, noi andiamo insieme, tu e io a pranzo e ci raccontiamo tutto quello che vogliamo. All'unisono la fila risponde con una voce sola, la voce di tutti che si incrocia con quelle degli altri. No, no, vada per cortesia, perché sennò fa come ieri, che si è arrabbiato, ha tirato giù la clerca, ha chiuso tutto e se n'è andato a casa. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che i cittadini hanno i servizi alla fine che sono in grado di ottenere. Se quei signori che stavano in coda avessero preteso i loro avessero esercitato i loro diritti e preteso la correttezza da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, le cose sarebbero state diverse. Però
però per pretendere che i servizi funzionino bisogna anche fare un po' di fatica. Queste 20 persone sarebbero dovute andare dal superiore della persona scorretta e avrebbero dovuto lamentarsi del fatto e chiedere che in futuro il signore dietro lo sportello si comportasse correttamente. E già era la prima fatica. Avrebbero potuto ottenere una risposta negativa, ma come? I nostri impiegati sono tutti estremamente rigorosi, vi inventate le cose, chissà cosa avete. E sarebbero dovuti andare dal superiore del superiore, a dirgli, guardi che l'impiegato si è comportato in questo modo, il superiore ci ha dato questa risposta, e allora cosa facciamo? Qua noi siamo dei cittadini che hanno diritto di avere il certificato, non di vedersi tirare giù la clerk quando uno si arrabbia. E magari avrebbero ricevuto una risposta analoga, e sarebbe stata la seconda fatica. E allora avrebbero dovuto affrontare una terza fatica. E tutto questo costa fatica. È molto più facile, è molto più semplice limitarsi a lamentarsi. Ci si lamenta e non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che io credo che la prima cosa da fare sia guardare il comportamento proprio, il comportamento che teniamo ciascuno di noi. Ci sono chissà quanti esempi che si possono fare al di là del pagamento delle tasse, al di là dell'osservanza delle regole che riguardano l'edilizia. Proviamo a guardare la circolazione stradale, per farne uno. Qual è il rapporto dei cittadini italiani nei confronti delle norme banali del codice della strada? Qual è il comportamento usuale dei cittadini italiani per quel che riguarda la sosta delle vetture, per esempio? Allora, io credo che non si possa pretendere che il tasso di legalità sia elevato quando tanti cittadini, non so se la maggioranza, ma sicuramente tantissimi cittadini hanno come abitudine quello di eludere o di violare direttamente le regole. Libero Mancuso, da magistrato, ora fa l'amministratore pubblico. Allora, intanto, vabbè, una battuta: che cosa è più difficile fare? Questo però è solo un elemento della domanda. La domanda più completa invece è questa. Rispetto a questo, a ciò che diceva Gherardo Colombo, c'è un'assenza di cultura di legalità, un'assenza diffusa, e probabilmente senza questa cultura di legalità è difficile riuscire a ritrovare il vero senso della giustizia. Il rapporto tra il cittadino e l'amministratore, a volte è uno di quei rapporti che nel panorama italiano si scontra con una sorta di, lo faccio con una battuta, andare dall'amministratore quasi con il cappello in mano, come a dover chiedere un favore, quando invece l'amministratore dovrebbe dare delle risposte, perché anche questo rapporto è stato probabilmente sempre così in Italia e non si riesce a modificare. Io sono abituato, innanzitutto cose più difficili, io ho studiato da magistrato e sapevo alcune cose, quando ho iniziato a fare l'assessore, certo, è un lavoro estremamente difficile, richiede studio, approfondimento, letture buone e così via, per cui non è semplice, assolutamente, specie poi per chi lo fa in tarda età come me. Ma il problema del rapporto con il cittadino, io devo dire che ho sempre, quando facevo il magistrato, ho sempre avuto un rapporto estremamente corretto e con una tensione a comprendere il problema di chi mi stava vicino. Devo dire che tante volte ho visto tante persone che hanno sbagliato, eppure mi sono domandato se avessi avuto la vita, se avessi avuto l'educazione, se fossi nato in quelle case, in quei paesi, in quei territori così poveri, miserabili, disgraziati, oppure con genitori che con tanti problemi verso
verso i figli. Ecco, forse non sarei stato migliore di loro. Ho sempre pensato questo. Ora, come assessore, ricevo una quantità di persone, ma sempre con una disponibilità totale a capire e a tentare di fare il possibile per risolvere, cosa sempre assai difficile, ma fare il possibile per risolvere i problemi che mi vengono posti. Credo che il cittadino debba meritare, qualunque sia la sua posizione, la sua collocazione, nel processo, fuori del processo, nell'amministrazione, deve avere riconosciuta la dignità di cittadino. Questo è un punto, diciamo, estremamente importante e non sempre si realizza. Io ho assistito tante volte a cittadini che venivano trattati con arroganza, con supponenza, e questo impoverisce la professione del magistrato e dell'amministratore. È una cosa, diciamo, che non deve accadere, non dovrebbe accadere, ma che tante volte ho visto accadere. Questo credo che sia una risposta. Sempre rimanendo al rapporto tra politica e cittadino, ora la richiesta di diritti è una richiesta che a volte viene negata, per esempio. Il cittadino deve imparare ad esercitare i propri diritti. Questa è una domanda che vale un po' per tutti, quindi su cui chiedo una riflessione. Ma per esempio, nel momento in cui uno va a votare e non può decidere per chi votare, questa è una negazione di un diritto principe. Oppure, e faccio un altro esempio su cui poi possiamo tornare, si parla di recente di un decreto sulle intercettazioni telefoniche che impedisce ai giornalisti di esercitare fino in fondo la propria professione, ma anche ai magistrati, in un certo senso, di non poter più comunicare alcune cose alla stampa. La politica una volta era l'elite che alla fin fine riusciva a raccogliere quelle che erano le ragioni dei cittadini e tentava di trasformarle poi in diritti estesi a tutti. Si è interrotto anche questo rapporto, allora, Mancuso e poi a seguire Colombo e Bolognesi. Devo dire che io non ricordo che ci sia stata una classe politica che meriti l'appellativo di elite. Ricordo che ci sono stati dei politici di grandissimo valore, e uno per tutti, faccio il nome di Enrico Berlinguer, e non posso, quando parlo di Enrico Berlinguer, non fare riferimento anche ad Aldo Moro, cioè un incontro di grandi personalità che non abbiamo più avuto qui nel nostro paese, mai più. E dobbiamo dire anche che Aldo Moro è stato l'unico democristiano che ha tracciato una strada che andava verso la riforma di questo paese, verso una democrazia compiuta, che non è ancora avvenuta probabilmente in questo paese, per una serie di ragioni. E che però questo tentativo è stato stroncato nel momento più delicato, quando si andava a votare in Parlamento per questa nuova maggioranza. Quel giorno Aldo Moro è stato sequestrato, 5 poliziotti sono stati assassinati, e successivamente anche Aldo Moro verrà ammazzato. Dunque, io questo mi fa pensare una cosa, cioè che nel nostro paese abbiamo rimosso la nostra storia, che è una storia fatta anche di tragedie. Quando ai licei milanesi si chiedeva, ai ragazzi dei licei milanesi si chiedeva chi aveva compiuto la strage di Piazza Fontana, la gran parte diceva le Brigate Rosse. Cioè, questo è un delitto grave che si fa alla conoscenza, che si fa soprattutto all'educazione dei giovani di questo paese, che devono essere in grado di capire che cosa è avvenuto qui in questo paese. Perché
sembra una frase fatta, ma le cose che sono avvenute anche dopo ci insegnano che se noi non sappiamo la nostra storia, siamo condannati a riviverla. E dunque io penso che dopo quel momento, sì, ricordiamo certamente De Gasperi, Togliatti, eccetera, ma Moro e Berlinguer appartengono ai nostri anni più belli, devo dire, questa esperienza di uomini di valore. E credo che noi non dobbiamo essere condannati a non avere più uomini di quel livello a dirigere il nostro paese, perché questa è veramente una condanna. Colombo? Sì, ma io volevo rispondere più direttamente alle due domande. Secondo me, questa è ovviamente una mia opinione personale, che vale quel che vale, perché è un'opinione personale, però a me sembra che attraverso il blocco delle liste elettorali, nella sostanza, nei fatti, si tolga ai cittadini la possibilità di scegliere le persone dalle quali vogliono essere rappresentati. Si trasforma un rapporto personale, che è quello tra il delegante e il delegato, in un rapporto tra una persona e un ente, che è il partito politico. Ora, i partiti politici hanno anche loro una composizione estremamente varia. Noi vediamo che in Parlamento ci sono all'interno dello stesso partito politico 100.000 posizioni diverse. Ci sono persone che hanno maggiore o minor credibilità di altre, ovviamente a seconda dei punti di vista, no? Allora, il fatto che non si possa scegliere la persona e che si debba scegliere la persona che ha già scelto il partito, secondo me contribuisce a distaccare, contribuisce proprio a creare una frazione, una frattura, una separazione tra gli elettori e il mondo politico. Stella la chiama la casta, diciamo il mondo politico. È una frattura che, a mio parere, tende poi ad allargarsi sempre di più, perché quanto più la pratica è questa, tanto più a questa pratica si affiancano altre prassi, altre situazioni, aumenta il numero delle persone che si può dire, tra virgolette, vivono di politica, si moltiplicano gli enti in modo che anche le persone che hanno perso le elezioni possano trovare comunque una collocazione, magari con un ritorno economico maggiore di coloro che le elezioni le hanno vinte. Bene, la cittadinanza si trova di fronte a qualche cosa, normalmente si usa una parola che a me non piace particolarmente, autoreferenziale. Forse vuol dire ci si trova di fronte a un'entità che sembra quantomeno pensare più a se stessa che non a esercitare il servizio che è chiamata a svolgere nei confronti dei cittadini. Per quel che riguarda le intercettazioni, io credo che il codice di procedura penale, che non è vecchissimo, anche se sono passati quasi 20 anni, sono passati 18 anni da quando è entrato in vigore, avesse previsto con una certa attenzione e io credo in quel caso anche con una certa saggezza la regolamentazione tra quel che deve rimanere segreto e quel che invece può essere pubblicato, addirittura quel che deve essere pubblicato quando il pubblico ministero ritiene che ciò serva alle investigazioni, perché così era la normativa. Ora, se degli abusi sono stati commessi per quel che riguarda le intercettazioni telefoniche, ammesso che sia vero, perché può darsi, allora io credo che la via dovrebbe essere quella di rendere difficili o impossibili gli abusi, ma non di arrivare ad una regolamentazione che impedisca la conoscenza dei fatti fin dopo, addirittura in certi casi, l'emissione della sentenza di secondo grado. Ora, rimaniamo sempre su questo filone, Bolognesi, però aggiungo una cosa sempre legata al senso della giustizia. Io, tra ieri e oggi, per prepararmi a questa discussione con voi, mi sono riletto tutti i discorsi che i presidenti
dell'associazione dei familiari delle vittime hanno ogni 2 agosto hanno fatto a Bologna. Ogni anno c'è la stessa richiesta di giustizia legata all'abolizione della legge sul segreto di Stato in materia di terrorismo. I governi ce ne sono stati di tutti i tipi. Le istanze sono state chiarite in senso positivo da tutti, però non si è arrivati ancora a quella che è la legge che effettivamente voi volete. E il rapporto con le istituzioni, proprio per ciò che è successo, dovrebbe essere un rapporto forte, diretto, importante, sentito. Non esiste anche in questo caso un senso della giustizia comune? Allora, innanzitutto, prima di rispondere alla domanda, no, credo che io sono ospite questa sera a questo incontro e prima di partire vorrei innanzitutto ringraziare i 2 magistrati che sono qui con me per quello che hanno fatto per la ricerca della verità, soprattutto per il caso che mi riguarda, cioè la strage alla stazione di Bologna, cioè il comportamento che è stato tenuto, i processi che hanno fatto Libero Mancuso per quanto riguarda il processo e l'indagine di primo grado sulla strage di Bologna, il Gherardo Colombo per quanto riguarda tutta l'indagine sulla P2, il sequestro delle liste della P2 e via di questo passo. E credo che questi siano premesse che vanno comunque raccontate, anche perché quegli anni erano anni di un certo impegno e di una certa situazione politica italiana talmente particolare che comportarsi in questo modo voleva dire avere un coraggio notevole e credo che come familiare delle vittime e come cittadino questo coraggio è un ringraziamento che viene da me e da tutti i familiari delle vittime per quello che avete fatto. L'altra cosa, quando noi parliamo di questa battaglia per il segreto di Stato, per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo, voi dovete, so, probabilmente ricorderete, molti di voi hanno messo la firma anche in calce a quella legge, che nel 1984, corredata da 100.000 firme, noi abbiamo presentato al Senato, nelle mani dell'allora Presidente del Senato Cossiga, la legge per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Vabbè, ma signori, adesso capisco il sorrisino, anche perché se lui ha letto tutti gli anni i discorsi che noi facciamo, tutti gli anni, come voi immaginate, come voi sapete, se li avete letti o se li avete sentiti, noi ci ricordiamo sempre di citare il Presidente più citate nei nostri discorsi, perché lo riteniamo il responsabile politico della strage alla stazione di Bologna. Lo riteniamo e l'abbiamo anche denunciato per questo, tanto per essere molto chiari. Allora, dicevo, questa è una battaglia che è iniziata, 100.000 firme, chiaro, sono state raccolte tra la gente e dal 1984 ad oggi non è successo nulla da questo punto di vista. Nessuno ha cambiato quella legge. Solo adesso, nell'ambito di una legge che va a modificare i servizi segreti, c'è un capitolo che parla anche del segreto di Stato e ci sono alcune norme che tengono conto di quanto inserito nella legge. Solo che, vedete, questa era un'occasione probabilmente più importante per modificare veramente tutto l'assetto dei servizi segreti, perché se no si rischia di toccare quel punto, ma prima di arrivare a quel punto i servizi segreti fanno come quello che ha fatto sempre fino adesso e si rischia veramente che la modifica sia una modifica non solo tardiva, ma che non si riesce ad avere l'obiettivo che noi abbiamo chiesto di abolire il segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Però, voglio dire, quantomeno c'è da dire che nella legge che è stata approvata alla Camera ed è in discussione al Senato, qualche cosa c'è che va in quella direzione. E questo è il primo accenno di un tener conto di quella legge. Ma guardate bene, è un accenno, ecco, non è che sia una cosa, come posso dire,
molto spinta, insomma, ecco, tanto per dare un accenno di questo tipo. L'altra cosa che vorrei dire, per collegarmi a quello che si stava dicendo prima, cioè del discorso anche della politica, della situazione che viviamo in questo momento, io credo che ci sia, legata anche al senso della giustizia, l'aspetto dell'etica della politica, che detto così sembrerebbe quasi fosse un altro argomento, un argomento che non c'entra, ma io credo che invece c'entra e c'entra molto, perché un discorso è, noi italiani chiaramente quando arriva una legge cioè, troviamo sempre qualche cosa, non dico per truffare la legge, ma per trovare una scusante oppure un qualche cosa che possa avere delle giustificazioni ad aver non ottemperato alla legge. Cioè, passi col rosso, vabbè, ma dai, c'era una situazione, c'era una fila, dai, non fermi lì, sì, ma dai, dove comprare il giornale. Cioè, troviamo sempre qualche cosa di questo tipo. Io credo che ci sono degli aspetti che, secondo me, non sono mai stati messi in discussione, che li abbiamo considerati sempre momenti di altissima democrazia, e che adesso, stranamente, vengono messi in discussione come se niente fosse. Ad esempio, alle ultime elezioni, d'accordo con tutte le specifiche che aveva accennato Gerardo Colombo, è stato eletto anche un terrorista alla Camera dei Deputati. È stato eletto un terrorista alla Camera dei Deputati. Cioè, non so se mi spiego, ecco. E i deputati che poi in ogni occasione ti raccontano che sono... ricordano questi momenti, i momenti tragici, negli anniversari ti scrivono tutti quelle cose che ti scrivono, lo hanno nominato, gli hanno dato anche una carica istituzionale, gli hanno dato la segreteria della Camera. C'è una schifezza che fa paura. E c'è stato anche qualcuno che ha voluto contrabbandare questo come una grande operazione democratica. Questa è una barbarie, questa è un'altra cosa, non c'entra niente con la democrazia. E allora arriviamo ad appesantire in maniera incredibile anche questo senso della giustizia che per le vittime potete immaginare. Alcuni mesi fa hanno intervistato una vittima del terrorismo e disse, l'intervistatore gli diceva, nel suo caso non è mai stato trovato chi ha sparato suo padre, mai. Dice, ma meglio così. La risposta della vittima, meglio così, perché se no adesso sarei qui a dire, vedi, quello che ha ucciso mio padre è in Parlamento, quello che ha ucciso mio padre è al Ministero dell'Interno, quello che ha ucciso mio padre fa il giornalista presso la Repubblica, che ha ucciso mio padre, e via di questo passo. E questo sarebbe per me un torto massimo. Allora, io credo che da questo punto di vista sia una cosa, quando parliamo del senso della giustizia, c'è anche questo. Un senso della giustizia deve essere una continuazione, una costanza. Cioè io sono rimasto esterrefatto quando alcuni mesi fa, credo, Fassino nell'ambito del... Sai che si mettevano tutti dentro cioè l'album di famiglia, roba del genere, a un certo punto è uscito e dicendo... Il Pantheon del Pantheon. Cioè, diceva, Moro dovevamo salvare, dovevamo trattare. Io dico, siamo diventati matti. Cioè, voglio dire, degli assunti che sono stati alla base della democrazia italiana, così scardinati per andare sui giornali per un momento, io credo che indubbiamente questo sia un fatto che sconcerta a sentirlo, ma crea questa mancanza di senso della giustizia che è totale. E quando là nel Meridione dicono che il pesce puzza dalla testa, ecco, io dico proprio puzza dalla testa, nel senso che è lì che ci sono le cose più incredibili che fanno poi riflettere il cittadino e soprattutto lo fanno, non c'è questo collegamento tra palazzo e cittadino, proprio anche per questi atteggiamenti che sono incredibili. Poi su questo argomento ritorniamo perché si utilizza un termine che è quello di riconciliazione, a mio avviso in modo sbagliato rispetto ad epoche diverse della storia d'Italia. Paolo Bolognesi ha citato un elemento che è un elemento, una storia, che è quella della P2. Io vorrei tornare anche su questo. Non molto tempo fa mi è capitato di intervistare Tina Anselmi.
Tina Anselmi in questa intervista eravamo proprio sotto la fase in cui si discuteva di quelle intercettazioni che poi l'hanno coinvolta anche personalmente insieme al giudice Caselli. A lei gli si chiedeva quanto c'entra la P2 rispetto a questo elemento. La risposta è stata drammatica per certi versi per la storia d'Italia. Però lei dice: se qualcuno avesse effettivamente voluto continuare quell'inchiesta, se qualcuno avesse dato retta non all'ultima persona ma al figlio di Licio Gelli, che diceva che comunque oltre a quelle liste rintracciate ce n'erano anche altre, e probabilmente scopriremmo che tutto è ancora collegato a quell'epoca. Non solo, era non di quel periodo ma un po' prima, un'intervista di Licio Gelli che diceva: beh, io dovrei chiedere il copyright rispetto al mio disegno rispetto al futuro dell'Italia, perché tutto ciò che stava nel ragionamento legato alla P2 via via si sta verificando: il potere televisivo, l'Italia fatta in un certo modo. Quell'inchiesta, Colombo, veramente mancano dei pezzi, o comunque ha rappresentato una svolta per la storia italiana e anche per la giustizia legata al mondo della politica in modo specifico. Sì, si è rappresentato, e in che termini ancora viviamo la carenza di una... Non lo so, qualcuno lo sa. Quest'ultima parte della domanda. No, io posso dire che sembra, è sicuro, ma credo che informandosi, non è che conoscessi prima le domande, non sono andato a ripassare. E voi sapete che solitamente i giornalisti non dovrebbero far conoscere le domande mai a nessuno. No, ma purtroppo invece questo è uno degli elementi. No, ma vede, ci sono delle cose diverse. Quando adesso siamo qui così, e quindi non è una critica nei suoi confronti, per carità. Quando si tratta di dare opinioni, credo che sia giustissimo, no? Quando si tratta di dare informazioni, se lei mi chiede dove sta qui a Zola Pedrosa via Dante, magari se invece di incontrarmi mi telefona prima e mi dice: guardi che ho bisogno di sapere dove è via Dante, si può informare? Allora quello è un discorso diverso, no? Comunque la mia era una battuta all'inizio e una battuta anche adesso. Ormai non si ricorda più nessuno delle indagini della P2. E allora credo che non si ricordi più nessuno che il processo, che la P2 è stata scoperta dall'ufficio istruzione dei giudici istruttori di Milano il 17 marzo del 1981, nell'ambito di indagini che riguardavano l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Credo che i più giovani non sappiano chi sia Giorgio Ambrosoli, non ve lo dico perché sennò facciamo notte, però andate a documentarvi, se volete scrivete il nome, andate su Google, digitate Giorgio Ambrosoli e credo che vi venga fuori tutto quello che avete bisogno di sapere. L'omicidio di Giorgio Ambrosoli, che si scoprirà alla fine delle indagini, era stato commissionato da Michele Sindona. Michele Sindona, dopo aver controllato Giorgio Ambrosoli, ed era stato eseguito da Joseph Arrico, che era un killer pagato perché venisse dagli Stati Uniti, da New York, a Milano per ammazzare Ambrosoli. Siccome esistevano dei collegamenti tra Sindona e Licio Gelli, l'ufficio istruzione di Milano, cioè Giuliano Turone ed io, decidemmo di perquisire tutte le sedi in cui si pensava si potessero trovare delle carte che riguardassero la P2 e in particolare le relazioni tra Gelli e Sindona. Abbiamo scoperto le carte della P2. Le carte della P2 riguardavano in parte l'organigramma di questa loggia segreta, e cioè l'elenco degli iscritti, e l'organizzazione, l'organigramma della loggia, che era divisa in più gruppi, eccetera, eccetera. Una parte riguardava, una parte invece consisteva di una serie di buste, mi pare che fossero 26, buste sigillate con la firma di Licio Gelli, proprio sulla linguetta, no? Buste che contenevano altrettante notizie di reato. Altrettante notizie di reato che riguardavano per esempio il conto protezione, che riguardavano Roberto Calvi, che riguardavano i rapporti tra un giornale e un esponente della Democrazia Cristiana e
via dicendo. Esatto. Cosa è successo? Che noi abbiamo cominciato a investigare anche su quel filone, sono nati vari distinti procedimenti penali. Nel giro di pochi mesi, se mi ricordo bene, è stato il 2 di settembre dello stesso anno, che la Corte di Cassazione ha deciso che le indagini dovessero essere proseguite non da Milano, bensì da Roma. Ha deciso che la competenza fosse di Roma. E di tutte le cose più rilevanti si sono perse immediatamente le tracce. Si sono perse immediatamente le tracce. Il consigliere istruttore di Roma ha archiviato quelle che a noi sembravano essere le notizie di reato più rilevanti, comprese le notizie relative al conto protezione, che poi sarebbe tornato di attualità nel corso delle indagini di Mani Pulite. Allora, tutto quel che si sarebbe potuto scoprire investigando ulteriormente non è stato scoperto, io direi, per questi motivi. Peraltro, anche qui io devo fidarmi della mia memoria, se avessi ripassato potrei essere più preciso, mi pare proprio che sia stato scoperto l'archivio base in Uruguay, che da questo archivio siano stati mandati cinque fascicoli al governo italiano, alla pubblica amministrazione italiana, che riguardavano alcuni personaggi. Sempre se non mi ricordo male, ma vedo che Libero si ricorda anche lui le stesse cose, quindi magari non ci sbagliamo, di questi fascicoli non si è fatto niente, forse addirittura sono stati restituiti. Sono stati distrutti, comunque no, di quei cinque fascicoli non si è fatto niente. Ho sentito dire che sono stati fatti dei tentativi per acquistare, per far venire in Italia l'archivio completo della P2, invece in Italia non è arrivato niente e sono andati, sono stati distrutti, c'è qualcuno che dice, sono stati tutti distrutti, tutti quei documenti sono stati distrutti. Allora, questo vuol dire che altro c'era, perché non si può distruggere quello che non c'è, che esistono dei fondati elementi per ritenere che quell'altro fosse la parte preponderante, perché parte della documentazione che abbiamo trovato noi era in una valigia attendibilmente diretta ad essere trasportata in Uruguay, dove c'era l'archivio. E allora, se si fosse riusciti ad acquisire quell'archivio, di cose ne sapremo tante. Peraltro io noto che esiste un notevole disinteresse da parte della cittadinanza nei confronti del contenuto di questa loggia, nel senso che poi soltanto occasionalmente è stato seguito il percorso di coloro i cui nomi risultavano nella lista degli appartenenti e anche di coloro che hanno manifestamente dichiarato, ammesso di essere appartenuti alla loggia. Qualcuno diceva che comunque non sapeva neanche della propria appartenenza alla loggia. Qualcuno dice che non lo sapeva, noi non abbiamo potuto accertare per tutti. Tutti quelli che abbiamo sentito a Milano in ordine alla loro appartenenza ci hanno detto che forse uno ha usato tutta una serie di distinguo, precisazioni, sostanzialmente negando. C'è stato anche un episodio molto interessante, non mi ricordo più come si chiamava, mi sembra che fosse però il presidente di una provincia toscana, che è venuto dicendo, ma qui la facciamo troppo lunga, poi non ci resta tempo, io devo tornare a Milano stasera, ho anche un interesse privato, tardissimo. Mi pare proprio che fosse il presidente di una provincia, il quale arriva da noi e dice, parlando con un accento toscano che io non so imitare, dice, qui è successa una cosa gravissima, perché io risulto nelle liste e siccome era una cosa
andato a vedere, ho chiesto ai miei compagni di partito che a Roma si informassero, morale, mi hanno fatto avere la fotocopia della mia domanda di iscrizione e la firma non è mia. Allora noi immediatamente abbiamo subito svolto una indagine dedicata a questo fatto, perché avrebbe annullato se fosse stata vera questa affermazione, avrebbe annullato la credibilità del ritrovamento di queste cose. Allora abbiamo fatto queste indagini molto rapidamente, ci abbiamo messo 3 giorni, mi ricordo ancora, molto, mi è venuto in mente il nome ma non ve lo dico, tanto ora mi interessa. Molto approfonditamente, lavorando di giorno e di notte, e è venuto fuori, è risultato che sì, la firma non era la sua, però lui erano mesi che chiedeva di essere iscritto a una loggia massonica a un suo amico. Fintanto che questo suo amico gli ha comunicato che era in grado di iscriverlo alla P2. Il presidente della provincia, felice e contento, dice: guarda, io sono qui, tu sei lì, non posso venire a mettere la firma, me la metti tu per cortesia per me? E questo è stato il risultato delle indagini. Chiaro. Un altro elemento, e torniamo anche su un altro senso della giustizia, comunque una cosa che molti si chiedono. Colombo ha toccato le questioni legate all'informazione, arriviamo anche a queste. Sempre rimanendo però nell'ambito processuale, Caselli poco tempo fa ha detto: l'informazione gioca un ruolo fondamentale nel definire quello che è l'informazione nel senso della giustizia. Per esempio, l'informazione non ha comunicato bene come è andata la sentenza Andreotti, per dire. Quindi si dice: Andreotti è stato assolto, invece Andreotti non è stato assolto. Però l'informazione possiamo definirla un po' come casta, in un senso o nell'altro. Esistono tanti organismi professionali in Italia e questa è una delle anomalie italiane rispetto al panorama europeo. Anche da questo punto di vista, quanto pesa, nel senso della giustizia, la difesa che ciascuna casta o ciascun organismo professionale fa di se stesso? Penso agli avvocati, penso anche ai magistrati, penso... c'è una sorta di autodifesa complessiva che poi va molte volte a discapito della collettività. Per i magistrati, posso... Per i magistrati prendo spunto da, non mi lascio sfuggire dall'argomento della figura, prendo spunto da una cosa che diceva prima Gerardo, cioè l'inchiesta della P2 spostata da Milano a Roma. La stessa cosa succederà per l'inchiesta sull'IRI, che verrà spostata da Milano quando stava per emettere i provvedimenti cautelari a Roma, e poi furono ritirati. Da Roma furono ritirati. O Piazza Fontana, no? Il caso più eclatante. Potremmo andare Portella della Ginestra e Bandito Giuliano, che finiscono poi a Viterbo e così via. Comunque una prassi, che è una prassi di conservazione dell'assetto gerarchico della magistratura. Cioè comanda, ha comandato per tanti anni, la parte dei magistrati che occupava la Cassazione, le procure generali e così via. E ha sempre lavorato per coprire le responsabilità. Peraltro, io diceva prima il conto primavera, protezione, il conto protezione, era il libretto, sì, c'erano tutte le capitazioni. Invece nel libretto protezione c'era la traccia di un pagamento di 3 milioni e mezzo di dollari, più 3 milioni e mezzo di dollari, da Eni Petromin per un affare di petrolio da Gelli a Bettino Craxi, via Martelli. Ebbene, quel documento, nelle mani della magistratura milanese, avrebbe determinato lo scoperchiamento
di Mani Pulite nell'81, nell'82 e non già 10 anni dopo, risparmiandoci un percorso di corruzione del nostro paese che non ha precedenti se non fuori dall'Europa, forse. E viceversa, quel processo venne trasferito a Roma e, badate, Milano aveva chiesto all'autorità svizzera di conoscere a chi fosse intestato quel conto. L'autorità svizzera aveva prima risposto in maniera incerta, di fronte al fatto che Milano aveva insistito, si erano dichiarati disposti a rivelare questo nome. Quando il processo, ed era il nome di un uomo dei petroli legato a Bettino Craxi e a Martelli, quando quel processo finì a Roma, la Svizzera chiese ancora una volta se avevano intenzione di conoscere quel nome che loro erano disposti a dare, e la Procura della Repubblica di Roma disse che a loro non interessava più questo nome e archiviarono il processo. Cioè, questo, diciamo, è lo scempio di legalità che è avvenuto nei nostri tribunali. Cioè, noi non ci tiriamo indietro rispetto a responsabilità gravi che ci sono state. Per cui le corporazioni hanno funzionato, funzionano nell'editoria, funzionano. Ricordiamoci poi che l'editoria era nelle mani della P2. Ricordiamoci che il Corriere della Sera era un'agenzia di stampa della P2, perché i due proprietari, cioè Tassandin e Rizzoli, erano iscritti alla P2. Di Bella, che era il direttore, era della P2. Maurizio Costanzo, opinionista, che nell'ottobre dell'80 pubblica sul Corriere della Sera una intervista di Licio Gelli, che per la prima volta si mostra e si dichiara il burattinaio del nostro paese, della politica del nostro paese. Lo si dichiara esplicitamente, in questo modo, grazie a un'intervista che Costanzo finge di aver rivolto, ma che Gelli gli consegna perché la pubblicasse. Dunque era una situazione di una drammaticità terribile per quanto riguarda... E ricordiamoci pure che la RAI manca, tutto l'apparato pubblico, sì, la sentenza civile, perché molti si sono rivolti al giudice civile, senza... senza controparte, portando dei testimoni chissà come immaginari, e trovavano dei giudici che si sceglievano loro, disposti a dire. È ancora più grave quello che è successo nelle gerarchie militari, perché poi le nostre gerarchie militari erano occupate tutte, tutti i vertici militari, ma anche della polizia, delle questure, cioè, avevano come imprimatur il fatto che erano iscritti alla loggia di Licio Gelli. Ebbene, lì fu formata una commissione d'inchiesta il cui presidente era il suocero di Pazienza, un ammiraglio massone. Costoro si presentavano e giuravano sul loro onore, era il terzo giuramento che facevano, che non erano mai stati iscritti e venivano assolti. Questo è successo, ma su questo anche la stampa non ha avuto il ruolo che avrebbe dovuto avere. L'informazione non è stata all'altezza di tutto questo e ha assistito passivamente a questo scempio di legalità che avveniva quotidianamente. E in qualche modo si sta ripetendo oggi quello stesso. Se ricordiamo tutto l'episodio che è avvenuto dentro il sismi, con le informazioni riservate su magistrati, su politici, investigazioni sui conti correnti dei familiari dei politici e... questo ufficio segreto di Pio Pompa, dove erano custoditi tutti questi documenti abusivi in violazione di legge, allora ci dobbiamo anche domandare come mai il capo del SISMI, certo Collari, invece di essere cacciato su due piedi, va bene, ci sono stati dei mesi che non si sapeva cosa farne di lui, perché lo temevano tutti. È diventato consigliere di Stato. Esatto. E Pio Pompa ha avuto una carica che soltanto con quel nome forse doveva... ha avuto anche lui un ringraziamento
è una carica. Acceleriamo i tempi e arriviamo con delle domande flash. Una, riprendo un articolo per arrivare ad un'altra questione che comunque è sentita da tutti e si chiama indulto. Marco Travaglio scriveva sull'Unità: l'indulto è come la patente a punti. Chiunque fino al maggio 2006 ha concusso, ha corrotto, si è fatto corrompere, ha abusato dei suoi poteri per favorire qualcuno, derubato lo Stato col peculato e la sua società con la bancarotta, truffato il prossimo, truccato gare d'appalto, incassato fondi neri, frodato il fisco, falsato bilanci, turbato il mercato finanziario con l'aggiotaggio, scalato banche violando le leggi, speculato con l'insider trading, giocato con la salute dei dipendenti, provocando infortuni o addirittura decessi nei luoghi di lavoro e fino a oggi temeva, in caso di condanna, di andare in carcere a scontare la pena, può tirare un sospiro di sollievo, partirà da meno tre. Nel senso che con l'indulto si è arrivati a quella che comunque la cittadinanza, i cittadini hanno vissuto come una grande ingiustizia. Intanto voi da magistrati che ne pensate di questa cosa e che soluzioni diverse c'erano per rispondere a quella domanda di liberare le carceri? Partiamo e concludiamo con Bolognesi, anche perché coinvolge direttamente anche su alcune questioni. Io innanzitutto voglio dire una cosa che mi preme sempre dire. Cioè, quando sono andato via dalla magistratura, la cosa che mi è pesata, che mi ha dato malessere e in qualche modo mi ha addolorato, è stato l'abbandono di una serie di rapporti con le forze di polizia, con le quali ho lavorato giorno e notte e che sono riuscito ad apprezzare fino in fondo. E ancora oggi, diciamo, ho dei rapporti strettissimi, per dire, siccome ho indagato su vertici, cose, non vorrei che ci si possa confondere tra le alte gerarchie e, diciamo, coloro che lavorano tutti i giorni in maniera esemplare. E quindi, fatta questa distinzione, parliamo di questo indulto. La cosa che stupisce è che un governo che subentra a 5 anni di scempio della legalità, di caduta dell'Italia come Stato di diritto, perché lo Stato di diritto impone il trattamento uguale dei cittadini di fronte alla legge. Dopo che sono state fatte delle leggi vergognose che avrebbero fatto vergognare la Thailandia, si è detto pure. Va bene, la prima legge sulla giustizia, a parte la scelta di un certo Mastella come ministro della giustizia, ma la prima legge sulla giustizia è il condono, è l'indulto, fatto con una maggioranza che andava dalla destra alla sinistra. Ed era una legge scempio della legalità anche questa, sia perché si consegnavano 3 anni di impunità per tutti i reati, non già per tutte le condanne come era già avvenuto, ma per tutti i reati, anche quelli ignoti, commessi fino al maggio del 2006. Per cui si faranno i processi per anni, ma ognuno si porterà dietro 3 anni di indulto. Questi processi saranno inutili, perché fino a 6 anni in carcere non ci va nessuno, perché c'è l'affidamento in prova per 3 anni, perché ci sta l'indulto per altri 3, e a 6 anni non vengono condannati, adesso soltanto assassini e stupratori. Ma e anche allora, che cosa avrebbero dovuto fare? Perché questa legge non ha aiutato nessuno e ha ingolfato la giustizia. Se avessero fatto l'amnistia, avrebbero cancellato i reati, ma l'amnistia presuppone che si cancellino i reati meno gravi e non già gli omicidi, le rapine e così via. Non solo, ma hanno poi fatto in modo che venissero cancellate anche le condanne di persone che non avevano nulla a che fare col carcere, perché erano ai domiciliari, perché hanno detto: noi il Papa, le carceri esplodono, dobbiamo fare, è venuto il Papa in Parlamento, ci ha raccomandato. Non è vero niente, è stato usato anche il Papa in questo caso.
e non si è lamentato, no? E comunque sono stati quindi indultati, questo termine mostruoso, anche i vari previti e così via, cioè i reati di corruzione, cioè i reati gravissimi di soggetti che questo previti è tuttora parlamentare del nostro Parlamento italiano, diciamo, quindi siamo da vergognarci. Ma la cosa più incredibile è che hanno indultato anche il voto di scambio mafioso. Cioè il voto di scambio mafioso, che è la vera forza della mafia. La mafia sarebbe un'organizzazione criminale qualunque se non avesse l'aggancio con la politica. E l'aggancio con la politica avviene mediante il voto di scambio. E badate, quando ho detto, ma come vi è venuto in mente di fare una cosa? Diceva, non c'è nessuno in carcere per il voto di scambio mafioso. A maggior ragione, è un manifesto politico. È stato un manifesto politico. È una garanzia, sapendo che voti di scambio mafiosi ce l'hanno tutti, la gran parte dei vertici delle amministrazioni, a partire da quella regionale della Sicilia, della Calabria. Pensate che la Campania ha il maggior numero di comuni disciolti per mafia, per camorra. Cioè, come è possibile immaginare di fare un indulto per un reato per il quale non c'è nessuno in carcere? È una cosa di cui avrebbero dovuto dare spiegazioni. Ma nessuno gliela chiede. Ma io aggiungo pochissimo. Libero Mancuso ha dato per scontato che fosse necessario comunque fare in modo che i detenuti non vivessero in quelle condizioni disastrose in cui vivevano. E per questo vi ha detto che sarebbe stata un'opportuna un'amnistia. Io sono dello stesso parere. Sono del parere che se un provvedimento era da prendere, ed era da prendere, perché non si può... Io torno indietro, no, a quello che vi avevo detto all'inizio. Se il nostro patto sociale, l'accordo sul quale abbiamo poi stabilito tutte le altre regole, è quello secondo cui ciascuno è titolare di diritti fondamentali che, oltre ad essere riconosciuti, vanno anche tutelati. Se l'origine del nostro patto è questo, la dignità delle persone deve essere tutelata comunque, anche se hanno commesso dei reati, anche se hanno commesso dei reati gravissimi, i più gravi reati immaginabili. Primo di tutto, tutelare, garantire la dignità della persona e poi tutto il resto. E allora non è dignitoso che in carcere stiano le persone ammassate una sull'altra, non è dignitoso per le persone che ci vivono, e allora era necessario qualche cosa che provvedesse in tal senso. Io vi aggiungo anche una cosa che non troverà il favore del pubblico sicuramente, perché io sono dell'idea che il carcere vada poi utilizzato molto, molto, molto e poi ancora molto limitatamente. La nostra Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Sicuramente il nostro carcere è organizzato in modo che non viene rieducato nessuno. E peraltro, io credo che voi sappiate che la maggior parte dei detenuti è composta da persone che hanno commesso reati di non particolarissima gravità. Le persone detenute per strage, per omicidi, per violenze carnali, reati sessuali, per questo tipo di reati sono molto poche rispetto al complesso. In questo complesso ci sono tante persone che potrebbero essere rieducate, magari senza passare attraverso il carcere, che ci costa molto il carcere. Ogni detenuto costa intorno ai 220-230 euro al giorno alla cittadinanza. Questi soldi potrebbero essere utilizzati per programmare ed effettuare un processo una procedura di rieducazione. Qualche volta le persone non avrebbero neanche bisogno di essere rieducate. A me a Milano è successo di trovarmi arrestate delle persone che avevano rubato al supermercato una scatoletta di tonno. Se uno ruba una scatoletta di tonno, vuol dire che ha fame. E allora non ha bisogno di essere rieducato, ha bisogno di mangiare.
Come vi dicevo, non è un discorso che incontra il favore del pubblico, perché io credo che noi siamo molto contraddittori, no? Affermiamo dei principi di carattere generale, affermiamo i principi di carattere generale, li affermiamo con precisione. L'articolo 2 della Costituzione dice, lo ripeto un'altra volta, che chiunque è titolare di diritti fondamentali e che questi diritti fondamentali vanno tutelati. E poi la Costituzione precisa anche quali sono questi diritti fondamentali. E precisando questi diritti fondamentali stabilisce anche che la libertà personale è un diritto fondamentale e che questa libertà può essere sottratta alle persone soltanto nei casi previsti dalla legge e prevede anche che quando succede che questa libertà sia sottratta alle persone, la sottrazione della libertà debba però andare di pari passo con una rieducazione, no? Il fondamento sta tutto nel considerare l'altro una persona e non una cosa che si può buttare via. Ci sono dei paesi che addirittura talmente tanto considerano la persona una cosa che la buttano via per davvero, cioè l'ammazzano. Qui si tratta di essere coerenti, no? Perché tante persone, credo anche in questa sala, proclamano la fedeltà alla Costituzione e poi però hanno un forte pensiero, secondo pensiero, che è esattamente il contrario di quello che hanno proclamato. Allora, secondo me, questa misura, che doveva essere effettuata in un modo assolutamente diverso, non un condono, ma un'amnistia, secondo me doveva essere inserita in un quadro, in un programma, in una prospettiva, ma in una prospettiva reale, attraverso la quale prevedere e gestire una sostanziale diminuzione della misura carcere e al posto del carcere dei programmi di reinserimento sicuro di chi aveva deviato dalle regole nella collettività. E niente di questo è stato fatto, ma nemmeno si pensa di farlo. Siamo in dirittura d'arrivo. Prima io citavo un concetto, quello della riconciliazione bolognesi. In epoche diverse la giustizia comunque ha scelto che per portare tranquillità al paese ci dovesse essere la necessità di una sorta di riconciliazione nazionale. Questo avvenne nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Qualcuno la richiede anche rispetto ad un periodo che era quello delle stragi. Mentre nella prima situazione c'era un'Italia completamente divisa a metà, qui gli artefici delle stragi erano una piccolissima minoranza. Perché voi non siete d'accordo a questa cosa? Dunque, sono una piccola minoranza, ben appoggiati da parti politiche, cioè, bisogna anche riconoscere questo, no? Perché se no sembra una cosa così. No, noi su questo aspetto specifico abbiamo ragionato proprio come associazione, come familiari delle vittime, non solo della nostra associazione, ma anche di altre associazioni, no? E il discorso è questo. C'è un capitolo che riguarda il perdono, e il perdono è un fatto personale, una cosa intima, che già nel momento in cui si va a smuovere la televisione per il perdono, una roba del genere, già perde di significato, perde la sua, come posso dire, la sua bellezza intrinseca, nel senso che dovrebbe essere una cosa veramente sentita e personale. Che uno fa, uno non fa, eccetera, non importa andare a sbandierare, anzi nel momento, ripeto, che si sbandiera è una cosa che perde molto del suo valore, se non addirittura sotto c'è qualcosa che non va, ecco, tanto per intenderci. Quando noi parliamo invece di pacificazione o di riconciliazione, questo è un fatto nazionale, è un fatto che la nazione vede come riconciliare questa situazione che si è trovata ad affrontare e lo fa con la verità, prima di tutto con la verità. Se tu vai a mettere una pietra sopra sul passato chiamandola riconciliazione, fai un'ulteriore offesa a chi hai ammazzato e alle vittime che sono rimaste vive. Non c'è altro da questo punto di vista. Cioè, io rimango stupito, e rimango stupito perché, siccome nell'ambito quando vai a parlare con la gente, alla fine poi vedi che anche loro
sono del tuo parere, eccetera. Però vedi sempre a livello delle forze politiche quelli che cercano di dettare la legge nuova o l'indicazione nuova per quanto riguarda queste cose. Non so se vi ricordate il caso di quello che è stato catturato in Brasile, il terrorista Battisti. Il terrorista Battisti che si era rifugiato in Francia, ha ammazzato 4 persone, cioè 2 le ha ammazzate direttamente, una ha partecipato, quell'altro è mandante, eccetera, di questo qua. 4 persone comunque uccise, scappa in Brasile, lo catturano, è venuto fuori di tutto. Poi Russo Spema che disse, ma no, ma è un vecchio residuo, bisogna trovare una legge per fare in maniera che, insomma, possa ritornare in Italia senza scontare la pena. Ma voglio dire, io credo che qui bisogna anche farsi un'idea. Allora, una volta, quando eravamo nel periodo del terrorismo più clamoroso, sono persone che hanno fatto delle scelte di campo, sono stati magistrati, forze dell'ordine che hanno sacrificato la propria vita, la propria carriera per le indagini che hanno fatto e via di questo passo. Questi hanno fatto delle altre scelte di vita. Beh, io vi voglio dire, hanno fatto delle scelte di vita, poi c'erano quelli che dicevano né con le Brigate Rosse né con lo Stato, oppure i compagni che sbagliano e via di questo passo. Cioè, ora adesso si vede che a tutti gli effetti quelli che dicevano né con uno né con l'altro alla fine stavano coi terroristi e stanno coi terroristi. I terroristi che chiedono di far perorare queste cause in modo che ci possa essere l'indulto e l'amnistia, tutto quello che volete per quanto riguarda questi atti, ma soprattutto di non pagare per quello che hanno fatto. Ecco, io credo che quando noi parliamo del senso della giustizia, questo va anche in questa direzione. Cioè, io quando sento dire che quello, cioè, ad esempio, non vorrei sbagliare nome, chi è Scalzone, che è tornato perché sono passati, è lui? Sì. Sono passati tanti anni, allora non, beh, insomma, ragazzi. Voglio dire, io credo che queste siano cose incredibili, visto che hai, cioè, su certi fatti che riguardano l'eversione nei confronti dello Stato, io credo proprio che non ci dovrebbe essere delle prescrizioni o cose di questo tipo. Io credo che sia una mancanza tale da parte dello Stato che, tra l'altro, voglio dire, una mancanza di tutela dello Stato, ma soprattutto un'ulteriore offesa alla vittima. Guardate, che io vi auguro che non vi capiti capiti mai di arrivare ad essere vittime per cose di questo tipo. Per cose di questo tipo. Mai, per nessun caso, ma per cose di questo tipo è una cosa che è di un umiliante incredibile, anche perché vedi come si dà uno spazio incredibile al terrorista, a coloro che hanno fatto determinate cose, che è dell'incredibile. Cioè voi vedete anche in questo periodo le televisioni inondate da Mambro, Fioravanti, cioè quelli che hanno eseguito la strage alla stazione di Bologna, che trovano ascolto da giornali di destra, di sinistra, eccetera, a perorare la loro causa, incredibile. Cioè, sembra quasi che la cosa migliore da fare per la RAI, ma anche per, non so, l'Unità, Liberazione e anche gli altri, anche un'altra serie di giornali, sia quella di depistare le menti, fare della disinformazione e via di questo passo. Allora, io posso capire quando certe cose le fanno certi giornali vicini a questi ambienti, ma quando certe cose le fa Liberazione, le fa l'Unità, ma queste sono cose che fanno veramente vergognare, e allora sono umilianti veramente per noi che siamo vittime, ma credo che dovrebbero essere umilianti soprattutto per i lettori di Liberazione, dell'Unità e via di questo passo. Cioè, voi pensate, che il portavoce di Rifondazione Comunista, Andrea Colombo, ha fatto un libro assieme a Mambro e Fioravanti, visto che è uno stretto amico di famiglia, che è un'opera di disinformazione totale, una cosa di uno squallore incredibile, per soltanto che qualcuno abbia un po' una conoscenza superficiale dei fatti. E voglio dire, qui si sono buttati dentro televisioni, giornali, eccetera. È una cosa incredibile. Cioè, allora voi dovete anche un attimo pensare
a come gente come noi, che un po' gli atti li sa, li conosce, li ha analizzati, li ha studiati, di queste singole vicende li ha valutati, perché non è che saltino fuori adesso, dovete tenere presente che sono saltate fuori adesso perché è stato condannato l'ultimo dei tre esecutori, ma quando c'era la vigilia della condanna di quelli precedenti nel 95, la canea era la stessa, era uguale, solo che avevamo personaggi differenti, che sono naturalmente adesso alla Rai 1, no? In questo momento Funari, che allora faceva la grande propaganda per Mambro e Fioravanti liberi perché erano innocenti, adesso si è guadagnato anche gli onori della televisione Rai 1, no? Tanto per... non è che comunque... Insomma. Comunque lo paghiamo noi, questo è il punto, lo paghiamo noi, questo è il bello della situazione della diretta, no? Ecco, e voglio dire, quando succedono queste cose, per noi è una cosa, una sofferenza notevole, ma io credo che sia un'umiliazione incredibile anche per i cittadini. Cioè, quando un Furio Colombo, che è stato anche direttore dell'unità, ti scrive delle cavolate incredibili su questo giornale, naturalmente lui gli danno la prima pagina per dire queste cavolate in appoggio ad Andrea Colombo, eccetera. Pensate che sto personaggio incredibile sosteneva che la bomba era scoppiata non nella sala d'aspetto, ma sul treno. Lui sosteneva che era scoppiata. Pensate il grado di informazione che aveva questo soggetto, che ha questo soggetto. Eppure insiste. E gli danno spazio. Allora, vedete, quando noi parliamo del senso cioè il fatto che si sia formata un'associazione di familiari delle vittime e che costantemente cerchi di battere punto su punto tutte queste cose, è un impegno brutale, ma veramente a volte ci sentiamo molto, come posso dire, molto delusi del fatto che non si elevi un coro a dire: ma che cavolo state dicendo? Ma che cosa state dicendo? Questo è la cosa, cioè ci sentiamo a volte in una solitudine che specialmente da parte di coloro che sono in Parlamento è una solitudine che noi non ci meritiamo e probabilmente loro non si meritano di essere in Parlamento, ecco, tanto per essere chiaro. Io volevo invitare, se c'è qualcuno che vuole porre una domanda o alcune domande agli ospiti, così poi... Prego, se viene, così, diciamo, per esigenze televisive. Per esigenze televisive deve venire qui. Salve, buonasera, sono Carlos Perez e mi riferisco al signor Colombo, che ha detto che la mia domanda è questa: un cittadino che può fare per farsi valere i suoi diritti? Il signor Colombo ha detto che non basta lamentarsi, ma faticare. Questa fatica lei si riferisce in senso di un confronto fisico o il senso al confronto a livello intellettuale? Sì, no, io non volevo assolutamente. Vogliamo prenderne alcune così poi dopo. No, cioè io preferirei, perché così ci si ricorda tutte le domande. No, io non. Allora, vediamo un po' di capirci, no? E quindi di entrare nella stessa lunghezza d'onda. Non è che uno possa incentrare tutto il suo discorso sul rispetto delle regole e poi dire le cose non vanno bene, affrontate fisicamente chi non fa andare bene le cose. Sarebbe proprio il massimo della contraddizione, direi. No, io dico, ho raccontato quella storia proprio per far vedere che cosa vuol dire impegnarsi, far fatica, che è un po' quello che diceva adesso Paolo Bolognesi a proposito della reazione della cittadinanza in ordine a notizie non corrispondenti al vero, no? Si è indifferenti, si subisce per se stessi, e in conseguenza si è ancora più indifferenti per quel che riguarda le cose che non ci toccano, che non ci toccano personalmente. Allora, cosa vuol dire far fatica? Vuol dire usare gli strumenti che sono messi a disposizione dall'ordinamento perché i propri diritti vengano rispettati. Come quei signori che stavano in coda e che subivano le bizze dell'impiegato dell'anagrafe
non hanno fatto fatica e si sono lasciati calpestare. Hanno preferito essere calpestati dall'arroganza di costui invece di far fatica e far valere i propri diritti. Così io credo che molto molto frequentemente facciano i cittadini. E i cittadini dovrebbero i propri diritti farli valere quando ovviamente si tratta di diritti, no? Perché sennò sarebbe una prevaricazione all'incontrario. E però si fa fatica per qualsiasi cosa, si fa fatica per ottenere... A me sembra che qualche volta la pubblica amministrazione su questo fatto possa, non la pubblica amministrazione, precisiamo, qualche appartenente alla pubblica amministrazione possa anche giocare su questo fatto, no? E quindi indurre le persone che vorrebbero esercitare i propri diritti a pagare per ottenere quel che loro spetterebbe. Anche questa è un'altra scorciatoia, no? Perché se non una persona della coda di 20 fosse andata dal dirigente dell'ufficio, ma se tutte le 20 persone fossero andate dal dirigente dell'ufficio, le cose probabilmente sarebbero cambiate, no? Questo è un esempio che può essere applicato a chissà quante altre cose. C'è un'altra persona. Buonasera, mi chiamo Paolo Barnard, sono un giornalista, io ho una domanda sempre, mi ricollego proprio al tema dell'impegno del cittadino e devo dire, Bolognese, lei ha ragione, io non ho mai fatto parte di Lotta Continua, se no sarei un direttore di La Sette o di qualche altra cosa piuttosto importante in questo paese. No, Colombo, vorrei dirle questo, io mi ricollego proprio alla domanda, alla provocazione fatta da questo signore, è un po' ingiusto quello che lei dice, perché fra la teoria di quello che lei ha detto e la pratica c'è un oceano. Questo oceano è fatto, uno, di conoscenza, il cittadino per riuscire a mobilitarsi in maniera significativa contro un'ingiustizia amministrativa, politica, di qualunque tipo, deve avere una conoscenza che spesso non ha. Energia, che spesso non c'è, perché la nostra vita è molto faticosa, quindi ci manca il tempo, che spesso non c'è, perché fra quelle 20 persone il tempo per riuscire a fare la prima carica, la seconda carica, non c'è, obiettivamente non c'è. E poi ci vuole anche un po' di coraggio, perché quando si passa a un livello di scontro un pochino superiore alla protesta con uno che sta in un ufficio, si rischia anche fisicamente. Io sono stato picchiato dalla Guardia di Finanza, c'è una denuncia regolarmente fatta a Bologna per aver difeso un cittadino che veniva menato a sua volta. Un signore seduto in questa sala è stato sequestrato dalla Digos per aver aperto un cartello senza insulti davanti a dei grossi pezzi della politica italiana alla festa dell'unità, sequestrato e costretto a stare seduto su una sedia, che è un vero e proprio sequestro di persone. Quindi ci vuole anche un certo coraggio, mi dispiace doverlo dire, ma le forze dell'ordine in questi casi non sono sempre all'altezza della divisa che portano. E quando si superano queste quattro cose c'è poi il muro di gomma delle amministrazioni. Io sono uno specialista di questo perché ho fatto delle battaglie all'infinito. Vi cito l'ultimo in ordine di tempo, quando mi sono trovato in Piazza Maggiore a Bologna con degli ammalati terminali che per disperazione, dopo una vita di lettere, di proteste, di fax, hanno bloccato il traffico in centro a Bologna con le carrozzelle e le barelle per cercare di ottenere ascolto dell'amministrazione di essa a Bologna, mi dispiace dover dire anche questo. L'attenzione non solo non c'è stata, ma nessun giornale a Bologna ha pubblicato la notizia. Sono stati completamente oscurati. A questo punto io ho avuto l'istinto del terrorista. Ho detto che bisogna sparare a sta gente, perché c'è un muro di gomma talmente forte, e mi dispiace per il neo amministratore Mancuso, ma è così, e di battaglie ne ho fatte Mancuso, ma tante, e il muro di gomma è sempre quello. Lei provi a spostare un medico da un ospedale, è una roba incredibile. No, poi chiedo scusa, non volevo fare della demagogia, ma c'è il grande muro di gomma di cui avete parlato questa sera voi, e non vi rubo la scena, che è il grande muro di gomma che sta sopra. Allora, alla fine, questo cittadino, Gerardo Colombo, come fa? Cioè, come ne usciamo da qui? Perché un conto è dire, sì, mettetevi insieme e lottate, ma questi sono gli ostacoli della vita reale. E come se ne esce? Allora, la domanda è rivolta, credo, direttamente a me, poi forse anche a voi. Era a tutti. Era a tutti o solo a me? Allora, no, perché qui si tratta proprio di intendersi, no? Si tratta di intendersi perché
È certo che se un cittadino per conto suo, e sempre e soltanto quel cittadino per conto suo, o 10 o 50 su 50 milioni, mantengono un comportamento, intervengono, partecipano, certo che non succede niente. Certo che non succede niente. Allora, si tratta di intendersi e vedere che cosa ho creduto di aver detto questa sera. Si tratta di modificare l'atteggiamento complessivo della cittadinanza nei confronti delle regole, anche attraverso il proprio impegno. Ha ragione Paolo Bernard a dire che ha provato tante volte e ha avuto tante volte insuccesso. Però ci ha provato lui e ci hanno provato pochi altri. In una situazione generale in cui ce ne sono molti di più di quelli che ci provano, ma molti e molti e poi ancora molti di più di quelli che ci provano, che invece attraverso la violazione delle regole ottengono dei vantaggi personali. Allora, mettiamo nel bilancio complessivo le centinaia o le migliaia, ma non di più. Ma mettiamoci anche le decine di migliaia di persone che partecipano, che prendono parte alla vita della collettività, da una parte, e mettiamoci i milioni delle persone che evadono le tasse, che evadono la normativa urbanistica, e via dicendo, no? Che corrompono. Quanti ne abbiamo trovati? Soltanto a Milano che corrompevano. E allora, se io dovessi fare una statistica su quello che abbiamo trovato a Milano, arriviamo, ma veramente, a dei numeri con tanti zeri. In una situazione del genere, sicuramente è impossibile. È impossibile, cioè l'alternativa è dire, vabbè, questa è la situazione, andiamo a vivere in Svizzera, per esempio. Io credo che invece una strada ci sia, ma che la strada debba passare necessariamente attraverso l'impegno dei cittadini. Non c'è niente da fare, guardate che i rappresentanti ce li scegliamo noi. Nei limiti in cui si può scegliere, anche noi accettiamo i limiti che possono venire imposti in ordine alla scelta dei nostri rappresentanti. È tutto un discorso di accettazione. Perché è vero che si fa fatica, ma è anche vero che tante persone passano il tempo a prestare la loro vita agli altri perché la vivano gli altri. Come, per esempio, guardando la vita che vivono gli altri nella televisione. Per esempio, è vero che abbiamo tante cose a cui pensare, però è anche vero che si vive. Non è che la vita consista nell'estraniarsi, nel delegare, nel fare in modo che facciano gli altri, magari Paolo Barnard con i malati terminali e basta. E io sono qui a dire esattamente questo, che è il caso di riflettere su se stessi e di impegnarsi in un modo diverso. Magari tutte le persone che sono qui si impegnano veramente, però magari qualcuno che se l'idraulico gli chiede con IVA o senza IVA, dice, ma facciamo senza IVA. Non è mai successo a nessuno qui dentro? No, non è mai successo a nessuno qui dentro? Allora cerchiamo di essere meno ipocriti. Perché sennò poi, se siamo noi a rovinare il meccanismo e le piccole cose in quel senso non hanno rilievo, però nell'altro senso nemmeno le piccole cose si fanno, allora veramente viviamo nella società che abbiamo contribuito a costruire, nella società che ci meritiamo. E allora si tratta di diversità di impostazione. Io personalmente sono ottimista, e spero di non sbagliarmi, sulla natura del genere umano. E credo che quanto più in profondo va il pensiero, tanto più si riesce a essere degli animali sociali che pensano non soltanto al proprio immediato interesse personale, ma al benessere della collettività. Forse Paolo è un pochino invece pessimista e non crede che la persona possa avere la voglia, svolgere la fatica, avere l'impegno, che una volta che è accompagnato dalla convinzione non diventa neanche più una fatica.
Ci sono tante persone che corrono, fanno 10 km al giorno per mantenere la linea e la forma fisica, per essere fit. Correre 10 km al giorno è una fatica. E la si fa volentieri, perché? Perché si è convinti che fa bene. Altrimenti non ci sono speranze. Io continuo, ogni tanto dico, ma non si può pensare che si potesse pretendere che la rivoluzione francese la facesse il re di Francia. Perché il re di Francia aveva degli altri interessi. E allora io non credo che si possa partire da dove la testa puzza. Perché la testa puzza, perché, ammesso che puzzi sempre, eccetera, ci saranno tante brave persone da tutte le parti, ma perché alla testa si consente di puzzare. Perché non si mette il pesce in frigorifero? E perché il pesce non lo si cambia mai. Ma guardate che sono i cittadini italiani che fanno in modo, perché sono i cittadini italiani, che fanno in modo che la nostra classe dirigente sia tra le più vecchie d'Europa, forse la più vecchia d'Europa. Perché non dimentichiamocelo, chi va a votare siamo noi. E certo che esistono delle limitazioni che sono magari imposte al ricambio, ma certo è che siamo qui tutti in fila che diciamo no, per carità, non lo faccia arrabbiare perché sennò ci aumenta le tasse, perché sennò ci fa questo dispetto. Per essere cittadini bisogna acquistare la mentalità dei cittadini, sennò si continua a rimanere sudditi. E basta. Buonasera, io sono a Campo di Pietro, sono un semplice cittadino. Io sono il cittadino che è stato sequestrato praticamente dalla Digos il 12 settembre del 94 al Festival Nazionale dell'Unità di Modena. E sa perché, dottor Colombo? Perché io avevo un cartello e avevo preso una notizia che avevo letto in un libro di Giovanni Ruggeri, che ha ormai 21 anni. Giovanni Ruggeri, che è un giornalista che è stato lasciato morire dalle informazioni di regime della P2, ma anche purtroppo del PC, PDS e DS, in questo paese. È una vergogna. C'è una vicenda che riguarda, ripeto, la tessera P2 1816, che nessuno, neanche l'unità, neanche l'informazione che passa per essere contro Berlusconi, parliamoci chiaro, non volevo ricordarlo questo nome, ma noi nel 94 siamo andati a votare con una violazione gravissima dell'articolo 21 e 27 della Costituzione. C'è una sentenza passata in giudicato dal 13 febbraio 1991 e durante la campagna elettorale del 1994, in questa sentenza c'è scritto che egli ha compiutamente realizzato gli estremi obiettivi e subiettivi del contestato delitto. Ha evitato la galera perché c'è stata l'amnistia dell'89. Quindi, però, anche se lui ha evitato la galera, ai cittadini era dovere dell'informazione e dei falsi avversari politici avvertire la cittadinanza che quel signore aveva compiutamente realizzato gli estremi obiettivi e subiettivi del contestato delitto. Io è dal 94, a proposito di impegno, che io mi sto battendo per questa cosa, ma tutto quello che sto ricevendo sono delle, non voglio usare termini pesanti, ma dalle istituzioni non ricevo certamente apprezzamento. Devo combattere, però ripeto, viene sistematicamente violato l'articolo 21 della Costituzione. Poi mi fermo qui perché potrei raccontare, dopo magari se mi dà l'indirizzo mail, perché allora, visto che ho fatto il nome, leggendo il libro di Ruggeri, la versione dell'edizione... No, forse è meglio. No, va bene, allora invito. Allora, no, vabbè, ho già finito. Allora, per chi usa internet, provate con Google cercare P2, PC, PDS, DS. Troverete l'introduzione del libro di Giovanni Ruggeri e Mario Guarino, Berlusconi inchiesta sul Signor TV. Leggete quelle 12 pagine, poi se riflettete attentamente capirete perché Berlusconi ha goduto della complicità e della connivenza anche della falsa opposizione. Sì.
Paolo Cantarelli, giornalista investigativo. Per rifarmi alla troppo spesso negata riconoscimento dei familiari delle stragi di Stato e sentendo parlare di amnistia e di indulto, ho ricavato un assunto che è questo, che una condanna mite, ma certa e definitiva, è più equa e salutare di una sanzione severa, ma incerta e rinviata nel tempo. Quindi allora io chiedo a voi, che cosa è meglio? Abbreviare il rito e scontare la pena minima o mantenere la rigidità del giudizio per salvare un principio, il principio dell'applicazione legislativa, rendendo così giustizia completa? Grazie. Quindi devo abbreviare il rito oppure? Non mi ho capito. Chiedevo, quindi cosa è meglio, abbreviare il rito e scontare la pena minima, il rito del giudice chiaramente, o mantenere la rigidità del giudizio, per, la rigidità originale del giudizio, per salvare il principio dell'applicazione legislativa, rendendo così giustizia completa. No, prima volevo dire, prima rispondere a questa roba qua, perché sono stato, forse chi non conosce i rapporti tra me e Paolo Barnard dice, ma questo qua come gli parla? E invece ci conosciamo, siamo venuti insieme, abbiamo discusso di questo tema tutto il giorno in macchina e quindi è andata avanti la discussione. E niente, questa qua è la spiegazione della mia risposta, della risposta che ho dato a Paolo Barnard. Credo che lo conosciate anche come scrittore. Ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, che si chiama Perché ci odiano, e che non ha incontrato una grande attenzione, anzi non ha incontrato nessuna attenzione da parte del pubblico, perché è un libro molto documentato e molto approfondito. No, io non lo so che cosa è meglio fare nel caso specifico, cioè se scegliere, nella sostanza credo che dicesse questo, se scegliere il rito abbreviato o se scegliere il dibattimento. Voi sapete che il processo si può concludere in tanti modi diversi, almeno tre, se non attraverso la prescrizione, che è anche quello un modo di conclusione del processo che può intervenire in fase anche delle indagini preliminari. Si può patteggiare, si può chiedere il rito abbreviato, nel qual caso, nei quali due casi la pena è ridotta per la scelta di questi riti, si può andare al dibattimento, cioè al giudizio pubblico. Per il sistema, io personalmente sono dell'idea che il giudizio abbreviato andrebbe abolito. Questa è la mia opinione personale. Complimenti. Bisognerebbe, sempre, è un'opinione personale, bisognerebbe consentire il patteggiamento per qualsiasi reato, però previa ammissione di colpevolezza, perché noi siamo veramente un popolo estremamente strano, no? Si applica la pena su richiesta della parte, si patteggia la pena, ma senza che sia necessario per ottenere l'applicazione della pena patteggiata dichiararsi colpevole. Il che crea poi, a parte il fatto che è un po' un'ipocrisia, è una mistificazione, poi crea una serie di problemi perché il signore dice sì, io ho chiesto l'applicazione della pena, però non sono colpevole, anzi tutte le prove mi scagionano e quindi Cassazione annulla la sentenza perché... La mia idea sarebbe questa. Il giudizio abbreviato è una specie di rimasuglio del sistema inquisitorio, perché nel giudizio abbreviato valgono le prove acquisite dal pubblico ministero non in contraddittorio. Serve moltissimo alla giustizia, perché all'amministrazione della giustizia, non alla giustizia,
Perché? Perché attraverso il giudizio abbreviato non è necessario celebrare il dibattimento, che così come è articolato oggi è di una lunghezza esasperante. Appena appena il processo è un po' complicato è di una lunghezza assolutamente esasperante. Però se si incentivasse il ricorso al patteggiamento, come fanno, credo che negli Stati Uniti d'America facciano così, l'imputato va davanti al giudice, il giudice gli dice colpevole o non colpevole, magari giusto patteggiano il reato, il pubblico ministero dice ma potrebbe essere dichiararsi colpevole, ci siamo messi d'accordo che è colpevole non di rapina ma di furto, e il giudice dice sei colpevole, ti ritieni, loro hanno you che vuol dire sia tu che lei, che voi, lei, si ritiene colpevole, loro dicono sicuramente, direbbero anche, ti ritieni colpevole di questo furto? Sì, sono colpevole, mi ritengo colpevole di questo furto. Bene, passa domani che ti dico qual è la pena. Oppure avete concordato la pena, va bene, ti applico questa pena. Soltanto nel caso in cui uno si dichiari innocente, allora si va a fare il dibattimento. Il quale dibattimento in America, a parte che si celebra molto raramente, perché la stragrande maggioranza delle persone risolve il tutto con il patteggiamento, a parte questo fatto, poi rispetta quelle che dovrebbero essere le regole di oralità, immediatezza e contestualità. Cioè il processo viene fatto subito, viene fatto nell'unico contesto, non lo si finisce rinviando di 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, ma si fa un'udienza dopo l'altra, più o meno, fino a quando il processo viene concluso. E il processo è orale. Cosa vuol dire che il processo è orale? Vuol dire che la giuria sente le cose che dice l'imputato, le cose che dicono i testimoni, le cose che dice il perito, le cose che dice il pubblico ministero, le cose che dice l'avvocato, si ritirano in camera di consiglio e decidono se colpevole o innocente. E il processo è orale veramente là, perché poi nella sostanza non esistono né l'appello né il terzo grado. Nella stragrande maggioranza dei casi non viene impugnata la sentenza, perché la regola stabilisce che le sentenze possono essere impugnate soltanto in casi eccezionalissimi. Allora, se risparmiamo l'appello e la Cassazione, ci possiamo anche permettere come sistema di far funzionare il dibattimento in termini di tempo ragionevoli. E quindi io personalmente abolirei il rito abbreviato e troverei questa soluzione. Tu volevi dire qualcosa? No, sul rito abbreviato, peraltro, è stato ampliato, nel senso che è possibile, nonostante il rito abbreviato che si svolge in camera di consiglio, quindi è un rito anche segreto, mentre invece il dibattimento pubblico è la massima garanzia dell'applicazione delle regole e della pubblicità del processo, invece col rito abbreviato si fanno anche dei processi lunghissimi, perché adesso è ammesso alla possibilità di produrre delle prove nuove in camera di consiglio, come del resto abbiamo visto nel processo di appello del delitto di Cogne, durato una quantità di tempo, sono state assunte prove, ulteriori prove. Ma quindi è diventato anche questo un ibrido che fa solo un favore all'imputato. Per quanto riguarda il patteggiamento, qui il favore all'imputato è ancora maggiore, perché l'imputato col patteggiamento si disfa della parte civile, della parte lesa, che è una cosa gravissima, anche perché l'Europa ha dettato delle risoluzioni nei confronti dei Paesi membri secondo le quali non è possibile, lo Stato non deve concedere sospensione condizionale della pena, patteggiamento della pena agli imputati se non previo risarcimento del danno. Così come pure il condono poteva essere fatto anche in questo modo, cioè rispettando i diritti delle persone offese, che sono le prime persone che devono essere meritare il rispetto. E sempre per quanto riguarda il condono, che poi ci sono state, avete letto, recidive a distanza di ore, perché non era stato predisposto, cioè si è finto che si faceva una cosa a favore di costoro, ma costoro sono stati sbattuti, il caso di dire, fuori dal carcere, senza che avessero neanche una sovvenzione, un punto di riferimento, qualcuno che desse loro i mezzi di sopravvivenza.
al punto che molti di loro immediatamente sono tornati in carcere, e quando si è detto al ministro come mai non avesse predisposto qualcosa per venire incontro a queste esigenze minimali di coloro che venivano restituiti alla libertà, lui ha detto ci dovevano pensare i comuni, i quali non erano stati assolutamente avvertiti. Per cui, diciamo, funziona tutto all'incontrario. Volevo aggiungere qualcosa? Sì. Io volevo dire una cosa, per quanto riguarda la domanda, l'ultima domanda, secondo me interviene anche il discorso della certezza della pena. La cosiddetta, io dico, cosiddetta certezza della pena. Cosa vuol dire certezza della pena in questo paese? Vuol dire che due che hanno rubato le stesse cose prendono gli stessi anni di carcere? Vuol dire che una volta che hanno preso gli stessi anni di carcere fanno gli stessi anni di carcere e via di questo passo? Cioè, noi abbiamo delle situazioni di questo tipo. Nel momento in cui c'è la condanna, ci sono delle condanne estremamente severe, severissime, ergastolo, beh, cioè noi abbiamo due persone che sono stati condannati, 7 ergastoli a testa, lui ha anche 130 anni di prigione in più dei 7 ergastoli, lei ha 80 anni di carcere più dei 7, sono completamente liberi, tranquillamente, eccetera, e via. Allora, addirittura a Fioravanti hanno dato la liberazione condizionale, si dice così, ma non spiega, si dice così, liberazione condizionata, senza averne i requisiti, nel modo più suo, poi i requisiti di legge per ottenere la liberazione condizionale, lui non ce li ha, ma glieli hanno dati. E probabilmente fra un anno avrà completamente scontato la pena, 7 ergastoli, ha completamente scontato la pena e come D'Elia potrà finalmente essere eletto in Parlamento, così siamo tutti contenti, no? Di un fatto del genere. No, questa è una battuta molto amara, non è da applaudire, perché è molto amara la questione, perché io credo che nella domanda che è stata fatta da Cantarelli, c'è sotto un discorso diverso, che è questo. A questi soggetti tu hai dato 7 ergastoli, più 80 anni, più 130 anni, ma non facevi meglio dare, non so, 20 anni e poi che facessero veramente i 20 anni? E non se ne parlava più, così stai, perché l'ergastolo in questo caso è un'ipocrisia. Cosa vuol dire continuazione, allora prendi un ergastolo solo e allora, cosa vuol dire? Cioè questi qui hanno ammazzato 98 persone, 98 persone accertate che li hanno ammazzati questi due. Hanno 7 ergastoli, uno è per la strage di Bologna, gli altri sono per altri delitti. Cosa vuol dire la continuazione, allora ne fai uno solo? È una grande ipocrisia, primo. Secondo, cosa vuol dire che dopo 15 anni questi qui praticamente sono liberi? È un'altra grande ipocrisia. Cioè qui sembra che la giustizia in Italia abbia tutta una serie di livelli. Prima sono venuti fuori tutti quelli che sono le agevolazioni all'imputato, anche l'indulto, eccetera, tutte queste robe varie poi che sono venute fuori. Poi, quando arriva la condanna, c'è l'interpretazione della condanna, poi in più, cosa c'è? L'esecuzione della condanna. E l'esecuzione della condanna va per i fatti suoi, così, come se niente fosse. Sempre dimenticandosi completamente della vittima. Questo è il punto fermo, è quello, quello rimane fermo e costante. Mentre per tutte le altre ci sono tutte delle cose che si possono articolare, il fatto che in Italia la vittima non deve centrare è una cosa fondamentale. Allora, io credo che sarebbe molto importante invece raccogliere un attimo anche il discorso, dice abolisci l'ergastolo, va bene, abolisci l'ergastolo, io sono favorevole, quando si fu il referendum per l'abolizione io votai a favore. Tu a questo gli dai 20 o 30 anni, quelli che sono, ma li fa. Questo è il punto. È un'ipocrisia, uno gli dai 30 anni, poi dopo 5 anni o 10 anni è già fuori, libero. Cioè, che senso ha? Che senso dell'applicazione della giustizia ha questo? Ecco, io ai giudici, agli ex giudici, dico anche questo, perché credo che il cittadino avrebbe bisogno, quando parliamo della certezza della pena, di avere anche operazioni di questo tipo. Che senso ha quando uno gli dici, sempre Fioravanti, Mambro, eccetera, stanno subendo il procedimento carcerario. Allora, ma dico loro, ma poi ce n'è una fila, no? Di questa gente qua, ce n'è tutta una fila che non finisce più. Allora, non sono neanche gli oresti domiciliari, vanno prima
lavoro e alla sera tornano in carcere, ma dura poco quella cosa lì. Poi invece hanno la semilibertà, hanno tutta una serie di cose, che sono sempre a casa, fanno la vita normale degli altri, fanno una vita molto più bella della nostra, con molto più soldi della nostra e via di questo passo, no, tra l'altro. E non si sa da dove li prendono, credo che sia l'associazione Nessuno Tocchi Caino che li paga così bene, ecco, da noi. Però vabbè. Allora, la domanda è, ma perché ci deve essere anche in questo uno scollamento così pesante nei confronti di quello che sono le esigenze della giustizia? Cioè uno diventa poi alla fine un turpe sanguinario, perché so si vede che sono impuniti anche quando sono stati condannati, hai capito? E questo che la reazione del cittadino poi diventa veramente cattiva. Ma perché secondo me è il trattamento degli imputati nei confronti dei cittadini che è veramente cattivo ed è ingiusto. Ecco. Io penso che con una risposta finale da parte di entrambi riteniamo chiusa la serata rispetto a quelle che erano le considerazioni di Paolo Bolognesi. Una cosa per io per la questione dell'ergastolo nel nostro paese, l'ergastolo fine pena mai, si scrive sulla cartella che riguarda l'esecuzione della pena, è in contrasto, il fine pena mai, e questo principio è in contrasto con la nostra carta costituzionale che prevede che la pena deve invece essere un momento di recupero e di reinserimento del condannato nella vita sociale e civile. E quindi il carcere dovrebbe servire a questo. Poi sappiamo che non c'è, ma questa è un'altra questione. Purtroppo ci sono una serie di carenze anche dentro il carcere, però questa è un'altra questione. Ora, è stata sollevata la questione davanti alla Corte Costituzionale, perché si dice che questo è l'ergastolo, è in contrasto con la nostra Carta Costituzionale. E la Corte Costituzionale, con un'affermazione che alcuni hanno ritenuto leggermente, diciamo, ipocrita, ha affermato che l'ergastolo non è in contrasto con la nostra Costituzione, per il semplice motivo che se il condannato riceve un attestato di buona condotta dal direttore del carcere, ha diritto ad accedere alle detrazioni di pena, ai trattamenti penitenziari degli altri condannati a pene temporanee. Per cui questo significa che devi fare il buono in carcere o comunque devi stabilire dei rapporti di simpatia con il direttore del carcere, con i tuoi agenti di polizia penitenziaria. Ecco, questo è un punto che forse andrebbe meglio chiarito e credo che Paolo Bolognesi abbia ragione quando dice la certezza della pena è cosa assai più seria che non un ergastolo che svanisce nel nulla. Io invece devo dire che comincio ad avere qualche perplessità proprio in ordine a questo principio della certezza della pena. Perché? Non so se riesco a spiegarmi a quest'ora. No, sì, è sicuramente un tabù. No, però vale la pena che cominciamo a ragionarci sopra rapidamente, perché io vorrei anche andare a dormire, siccome poi domani mattina devo alzarmi presto, eccetera. Allora, sotto questo profilo, io vi dicevo prima come sia, secondo me, molto opportuno ridurre l'applicazione del carcere come conseguenza del reato, perché si riesca attraverso altre vie a recuperare la persona che ha sbagliato alla collettività. Potrebbe essere un discorso, non piace molto al telefonino di Libero Mancuso, però è un discorso che invece io vorrei fare lo stesso, diglielo al tuo telefonino. Perché? Mi ha fatto perdere il filo. No, volevo dire. Allora, peraltro, anche per le persone che stanno in carcere, una delle alternative che è stata sperimentata e poi abbandonata, io non so quanto opportunamente, dai paesi di common law, dai paesi anglosassoni,
è stata quella addirittura di non determinare la durata della pena. È anche una logica molto rigorosa tutto ciò, perché se il mio compito è quello di recuperare alla società quello che ha commesso un reato, allora questo dal carcere esce quando è recuperato. Non esce tra 10 anni, tra 20 anni o tra 30 anni, esce quando è stato recuperato. Magari un po' di carcere, una qualche consistenza di carcere la fa perché sia retribuito del male che ha fatto, ma se lo scopo è quello di rieducare la persona, una volta che la persona è rieducata dovrebbe essere basta. Il problema, dal mio punto di vista, è che invece di rieducazione non se ne fa per nulla. Il problema è che di rieducazione se ne fa praticamente niente. Ci sono delle statistiche per cui gli educatori, gli assistenti sociali hanno un contatto di, adesso sparo un numero a caso, però l'ordine di grandezza è più o meno quello, 15 minuti piuttosto che 35, piuttosto che un'ora e un quarto, con ciascun detenuto all'anno. Capirete come si fa a recuperare una persona attraverso una strada di questo tipo. Allora, però, anche qui credo che si tratti di scegliere una linea di intervento, che potranno andare i frutti adesso, potranno andarli domani, né tra 5 anni, ma se non si comincia a lavorare, e poi i frutti non si vedranno proprio mai. Una linea di intervento che cominci a prevedere, a programmare, a costruire una strada attraverso la quale il carcere sia da una parte sfoltito per tutti i casi in cui non è necessario, per tutti i casi in cui è possibile un'alternativa di rieducazione per chi ha commesso dei reati di poco conto. Un'altra strada attraverso la quale arrivare a una verifica effettiva, un controllo effettivo del procedimento di rieducazione che una persona segue in carcere. Mi è capitato di leggere un libro scritto da 2 persone che sono state in carcere per reati comuni su questo. La proposta che facevano loro era una pena minima per qualsiasi reato di una certa consistenza di un tot di anni. Passato quel tot di anni, si verifica in che situazione di rieducazione, di riconquista della persona alla società la persona si trova. Se dopo quel tot di anni si constata che la persona è stata recuperata, allora esce. Se non è stata recuperata, allora sta dentro ancora fino alla prossima verifica e così via. Se la cosa fosse fatta seriamente, e cioè se al carcere in questi casi si accompagnasse un processo di rieducazione, allora la strada sarebbe praticabile. E secondo me la strada porterebbe poi anche a eliminare quegli aspetti che danno così fastidio a Paolo Bolognesi e a tutti noi. Che la vittima si senta in qualche modo su un gradino inferiore rispetto all'autore delle sue sofferenze. Perché poi parte del problema è esattamente questo, che venga riconosciuto il criminale e venga negato riconoscimento alla vittima. Se il processo di, chiamiamolo rieducazione, è una brutta parola, di riconquista della persona, avesse effettivamente effetto, ma la persona una volta che è riconquistata, che è effettivamente riconquistata alla società, ma sarebbe lei stessa, se effettivamente riconquistata, a mantenere un atteggiamento un pochino più sobrio nei confronti degli altri. E io credo anche a riconoscere quali sono stati i suoi errori, non chiamiamoli neanche colpe, anche se c'è da dire che certe cose non è che siano indifferenti, no? Chiamiamoli errori, a riconoscere l'esistenza dei suoi errori e anche la consistenza di questi errori. Ecco, io credo che si tratti di decidere se mettersi su questa strada e sono convinto che sarebbe una strada che potrebbe portare a dei risultati complessivamente positivi, complessivi per la società in generale che riconquista persone,
positivi per chi ha sofferto il crimine, perché si vedrebbe riconosciuta la sua sofferenza e la sua dignità nell'ambito della società. Positivi anche per chi ha commesso il reato, perché se il percorso fosse effettivamente compiuto, ritornerebbe ad essere utile a tutti gli altri partecipi della società. È una cosa sicuramente da valutare, eh? È una cosa da valutare con molta cioè, però brevissima signora, perché siamo Buonasera, sono Vittoria Saporito e faccio parte dell'Associazione Vittime del Salvemini. Probabilmente lei ne avrà sentito parlare, forse, di quell'aereo caduto sulla scuola a Casalecchio di Reno. Sì. Niente, io volevo dare la mia testimonianza in questo senso, riallacciandomi a quello che ha detto adesso lei. Cioè, che non viene riconosciuto... Se lo tiene vicino. Non viene dato il giusto riconoscimento alla vittima. Noi infatti abbiamo sulla nostra pelle sperimentata questa cosa, cioè ci sono stati 3 gradi di giudizio. Nel primo grado gli imputati sono stati condannati a 2 anni e mezzo di pena, quindi alla fine niente carcere. E nei gradi successivi, cioè in appello e in Cassazione, è stato totalmente ribaltato, quindi la sentenza è stato il fatto non costituisce reato. Quindi a questo punto niente colpevoli, noi abbiamo perso 12 figli, non sappiamo per quale motivo. Il motivo per cui eravamo poi in un'aula di tribunale era proprio quello, cioè riuscire a capire cosa era successo, neanche tanto a condannare o vedere qualcuno dentro, ma capire perché era successo, perché i nostri figli erano a scuola, quindi dovevano essere tutelati, dovevano essere anche tutelati dallo Stato. Invece lo Stato in questo caso si è messo dalla parte di chi aveva provocato il danno, quindi lo Stato ha difeso l'imputato e noi ci siamo dovuti cercare i nostri avvocati per conto nostro per poter rimanere all'interno del processo. Quindi la cosa poi è finita come le ho già detto, il fatto non costituisce reato e a questo punto ci siamo sentiti veramente cittadini di serie B. E il dolore era tanto, la rabbia anche, riflettendo sul nostro percorso e sul nostro dolore, abbiamo capito ancora di più che la vittima viene lasciata da parte e non ha nessuna tutela, manca assolutamente la cultura della vittima. E allora ci è venuto in mente di far qualcosa, di metterci al servizio della collettività, come lei diceva prima, cioè comportiamoci da cittadini, facciamo... giustizia da soli in maniera civile, per noi era questo poi l'obiettivo. E allora abbiamo fondato un centro per le vittime di reato, abbiamo aperto uno sportello a Casalecchio con il contributo dei 4 comuni, quindi Casalecchio, Zola, Sasso Marconi e Monteveglio, e con il patrocinio della provincia. Adesso c'è questo sportello che è attivo già da 1 anno, è portato avanti da volontari e cerchiamo di essere dei cittadini civili, ecco, cerchiamo di dare un aiuto a chi ne ha bisogno, forti appunto delle nostre esperienze, cerchiamo di dare orientamento, aiuto, ascolto a chi si presenta da noi nel nostro sportello. Stiamo cercando anche, lei ne sa qualcosa, dottor Mancuso, stiamo cercando anche di portare avanti e mi aiuti lei, la riforma dell'articolo 111 a proposito del giusto processo, in maniera cioè che venga in qualche modo rivalutato anche la figura della vittima. Ecco, noi non ci siamo fermati, non ci siamo spaventati più di tanto, però non so a cosa arriveremo, ecco. Volevo dare solo questa nostra testimonianza, proprio perché lei diceva è fatica cercare di combattere, è fatica fare i cittadini, specialmente quando di fronte si ha uno Stato che in effetti non tutela i diritti dei cittadini, perché noi ci siamo trovati di fronte uno Stato che non è per niente democratico, nel senso che non ha voluto arrivare al riconoscimento della verità e quindi a dare giustizia, ecco, in questo caso. Grazie.
Bene, io ringrazio tutti voi che avete partecipato. Prego. Perché credo che sia un esempio di grandissimo valore quello che ci ha raccontato questa signora in questo momento. Cioè loro, questa scuola, improvvisamente è stata aggredita da un aereo militare, è entrato nella scuola, ha sventrato questa scuola e ha fatto queste vittime. L'atteggiamento dello Stato, che si è costituito non già a tutela della pubblica amministrazione e dei ragazzi e delle bambine e delle ragazze che si trovavano nella scuola e quindi dalla parte dei genitori, ma si è costituito con un avvocato dello Stato a difesa del Ministero della Difesa, con una, badate, una tracotanza, una aggressività verso chi tentava di dimostrare la responsabilità di questa tragedia, che veramente è stata una seconda ferita gravissima inferta ai familiari, ma non soltanto a loro, peraltro chi seguiva questo processo, è stato veramente un processo terribile che in primo grado si è tradotto con una sentenza di condanna. In appello non si sono limitati all'assoluzione, ma hanno criticato con una asprezza terribile le motivazioni della sentenza di primo grado, che peraltro era profondamente giusta e adeguatamente motivata. Guardate, ce l'ho a casa, la leggo ogni tanto, è una sentenza straordinaria. La Cassazione ha dato ragione ai magistrati di appello e questa tragedia è diventata un momento di solidarietà per tutti coloro che hanno subito vittime per fatti così atroci. Ogni anno a Casalecchio ci sta questo incontro, vengono da tutti i paesi d'Italia, raccontano le loro tragedie, si tenta di capire cosa fare, si prendono delle iniziative e sono delle ore, dei giorni che si trascorrono insieme in maniera, diciamo, in qualche modo riparatoria di queste sconfitte e di queste ferite che sono state inferte dentro il processo e dentro la giustizia. Dunque, io credo che quello che ci è stato detto è un fatto di grande esemplarità civile, cioè tradurre, trasformare una tragedia personale così atroce, badate, poi se ci pensiamo, così atroce, in un fatto di solidarietà verso le altre vittime, io credo che rappresenti un grande risultato di civiltà e di solidarietà umana. Permetto di dire una cosa, devo dare un sostegno a quello che ha detto Gherardo Colombo, non per amicizia, per carità, perché è importante dire che quello che lui ha detto sul cambiamento dell'intendimento della pena è già stato fatto, già stato sperimentato nella città più violenta del mondo, New York, dall'83 al 1991, un carcere chiamato Bibi Resolution, che era una chiatta presa dalla guerra delle Falkland, che è stata poi presa dopo dalla guerra delle Falkland, convertita in carcere sperimentale, fece esattamente quello che Colombo ha auspicato, cioè fece un programma di riabilitazione dei carcerati, che ha dato i seguenti risultati. Io andai a fare un servizio, il direttore ci disse che il tasso di recidività di questi criminali della città più pericolosa del mondo era crollato del 73%, i costi di gestione della sicurezza del carcere erano crollati del 92%, un sondaggio dell'ABC a New York diede il 54% dei cittadini di New York favorevoli all'estensione della sperimentazione di riabilitazione in tutte le carceri municipali, e l'amministrazione del nuovo presidente Bush, del presidente Bush padre invece diede ordine di chiudere questo esperimento perché l'opinione pubblica americana generale era contraria alla riabilitazione ma i risultati erano straordinari.
e la cittadinanza di New York era a favore dell'esperimento, quindi quello che lui ha detto è già stato fatto e funziona, volevo solo dare questo contributo. Bene, a questo punto veramente chiudiamo questa serata, grazie a tutti voi per essere stati presenti, grazie al sindaco Borsari che ci ha ospitato, a Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto, a Libero Mancuso e a Gerardo Colombo.